Troppa casertana per questo Foggia. I campani dominano nel primo tempo e vincono 2-1 in una gara dai due volti, anche a causa di ciò che è accaduto fuori dal campo. Falchetti subito pericolosi e dominanti. Al quinto Proietti trova Montalto che da pochi passi va di potenza, sfera oltre la traversa. Al nono Anastasio brucia Riccardi, entra in area ma sbaglia la soluzione finale. 18esimo, primo squillo di uno scatenato Tavernelli, la sua conclusione è deviata ma non trae in inganno Nobile. Al 26esimo l'esterno rossoblu calcio di prima intenzione, il portiere rossonero respinge ma sulla ribattuta Montalto non può sbagliare, sblocca il match. Spalti del Pinto in visibilio, unico squillo del Foggia al 28esimo con il tentativo dalla distanza di Marino. La casertana raddoppia al 38esimo, disimpegno errato di Garattoni, Curcio carica il sinistro e centra l'angolino, gol dell'ex senza esultanza per il 10 dei campani. In campo c'è solo una squadra. Nell'intervallo accade di tutto, la gara viene sospesa a causa di alcuni disordini all'interno dello stadio tra le due tifoserie, si rientra in campo dopo mezz'ora abbondante. Nella ripresa è un Foggia diverso, Cudini cambia modulo e getta nella mischia Schenetti e Peralta. Al 47esimo Frigerio si ritrova solo in area, grande intervento di Venturi, molte meno emozioni rispetto alla prima frazione. Al 78esimo Schenetti prova la diagonale potente, palla sul fondo, i rossoblu sfiorano il tris. All'83esimo Tavernelli impegna Nobile che compie una parata prodigiosa sulla respinta di Calapai. La fiammata rossonera giunge all'87esimo, Tonin dalla destra serve Schenetti che trafigge Venturi e ridà speranza ai suoi, ma è troppo tardi. Al 91esimo Riccardi incassa il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Il difensore salterà insieme allo squalificato Carillo la sfida contro il Potenza. Secondo KO consecutivo per il Foggia che esce dalla zona playoff. Casertana terza in solitaria.